17 gennaio del 1945 un incubo oscuro venne svelato alle storie. Oltre a quelle già note a tutte delle turpe massacro rappresentato dalle due guerre mondiali. Il 27 gennaio del 1945 gli orrori dello sterminio di massa scientificamente programmato dai nazisti apparivano agli occhi dell'opinione pubblica marchiandone a fuoco la memoria. Milioni di vittime, innocenti, private dei beni più preziosi, quale la vita, l'amore, l'amicizia, la fede, la speranza, perché ebrei, rom, dissidenti, mendicanti, prostitute e omosessuali. Questa targa è creata a ricordo e rispetto di ogni vittima, poiché nella morte ogni diversità svanisce, così come vorremmo che nella vita, nel rispetto di ogni diversità, l'umanità sia unita e svanisca ogni tipo di odio. Del comune della città di Pistoia, che tra le pochissime in Italia ha voluto rendere omaggio alla memoria di migliaia di persone omosessuali che furono deportate nei campi nazisti e che avevano un'unica colpa, quella di amare persone del loro stesso sesso. Le persone omosessuali, al pari di molte altre categorie sociali, erano persone non previste all'interno dell'ideologia nazista, erano persone che non potevano essere in nessun modo accettate e integrate all'interno del Terzo Reich e all'interno di quella che fu la folle ideologia nazista. Queste persone ebbero un destino beffardo, perché molte di loro, una volta uscite dai campi di concentramento, quelle che riuscirono a sopravvivere, uscirono dai campi di concentramento ed entrarono direttamente in prigione, perché l'omosessualità in molti paesi, anche in Germania, era un reato. Ed ebbero un destino beffardo anche le persone omosessuali italiane, che non ebbero un esito così tragico. Molte di loro però furono deportate nelle isole di confino dal regime fascista. In Germania entrarono in prigione, in Italia furono dimenticate, così come tutta la parte delle persone gay vittime del nazismo e del fascismo visse anni e anni di oblio, anni e anni di dimenticanza, passarono decenni prima che qualcuno cominciasse a ricordare che oltre al popolo ebraico che fu vittima ovviamente in numeri incomparabilmente maggiori della follia nazista, oltre al popolo ebraico ci furono anche altre categorie, fra cui anche le persone omosessuali. E ricordare etimologicamente significa riportare al cuore, che sovente è un atto che dimentichiamo di fare, immaginando che il ricordo sia l'obbedire ad una legge, sia l'officiare il rito di una cerimonia ufficiale, che sia un gesto cerebrale che deriva dal dovere di essere o apparire civili in un regime democratico. Invece la misura del ricordo, quella individuale come quella collettiva, è una misura calda che ha a che vedere con il gesto pietoso di riportare al cuore e di conservare, non con lo sforzo di ricordare ad ogni costo, ma con il calore dell'affetto, con la dimensione che solo il cuore conferisce alla memoria, ciò che è stato, affinché non debba ripetersi, come giustamente è stato detto. E lo facciamo con un atto specifico che riguarda coloro che sono stati uccisi due volte. La prima volta nei campi di sterminio, nelle umiliazioni delle sterilizzazioni forzose, nella galera, e ricordiamoci sempre che il reato di omosessualità ci è voluto dei decenni affinché fosse superato nella civilissima Germania, e solo pochi anni fa il governo della Repubblica Federale Tedesca ha ufficialmente, con un gesto riparatore postumo, un po' troppo tardivo, chiesto scusa alla comunità gay e lesbica internazionale e anche tedesca, di coloro che sono stati conculcati nella loro libertà elementare di movimento,
nella possibilità di vivere la propria quotidianità, i propri affetti, che sono stati impediti dallo svolgere concorsi pubblici, secondo una ideologia totalitaria, folle ma ritornante, perché la follia è anche della esperienza umana, e anche la violenza, e anche l'istinto verso l'intolleranza, e bisogna saperlo riconoscere, perché se invece raccontiamo prediche edificanti sulla natura tutta buona degli umani, poi naturalmente c'è qualcuno più eguale di quegli altri, come in certe fattorie, che interpreta la bontà nella razza pura, come avvenne in quell'esperimento, diciamo, di massa, in quella follia organizzata che è stato il totalitarismo nazista, e che obbediva ad una logica semplice ed efficace. Soltanto la riproduzione produce il popolo continuativamente, e siccome terra e sangue sono ciò che fa di un popolo, bisogna consentire libertà di espressione di sé soltanto a coloro che, ben al di là del loro diritto a seguire la propria traiettoria per la felicità, sono concepiti come macchine per la riproduzione, e naturalmente la riproduzione quella pura, perché le storture, il legno storto dell'umanità, non sono invece ammissibili, perché sono, diciamo, un'onta per la purezza presunta e folle della razza stessa. Allora, dopo questo primo omocausto, dopo questa prima uccisione individuale e collettiva, di Stato, poi ce n'è stata un'altra, perpetrata spesso anche dalla nostra indifferenza, dal nostro cinismo, dall'idea, questa anche molto italiana, per la quale tolleranza sarebbe vivi e lascia vivere, ed è tipicamente italiano. E anziché riconoscere in questo la misura di un cinismo indifferente e opportunista che ha distrutto il paese, noi consideriamo questo un segno levantino, diciamo, mediterraneo della nostra capacità di vivere e di adattarci. Vediamo lo stato in cui versa il paese. Forse dovremmo concepire in termini un po' più alti, senza scomodare gli illuministi, la disponibilità tollerante verso l'altro, che è il riconoscimento del fatto che ognuno rappresenta una voce, come avrebbe detto un grande poeta sudamericano, di una comune indigenza. A qualcuno sembrerà strano, ma ad ognuno e a tutti manca qualcosa rispetto ad una asserita, improbabile, presunta purezza. Sempre. E l'idea invece che si possa volgerci dall'altra parte, a fronte di reiterati, contemporanei gesti, ancora oggi, ancora nella civilissima Pistoia, di offesa al diritto di ognuno ad essere come è e come crede di dover essere, purché naturalmente nel rispetto degli altri, perché il diritto di ognuno finisce nel riconoscimento del diritto degli altri, che è un dovere che ognuno di noi ha sempre. Per questo il rovescio dei diritti sono i doveri sempre, e anche i doveri comunitari. Ecco, anche nella indifferenza che arriva fino ad oggi, che è sempre la madre di un certo strisciante atteggiarsi dell'intolleranza, noi misuriamo il secondo omocausto, quello che ci interpella e dovrebbe inquietarci di più, qui ed ora, e cioè il silenzio, la condanna dell'oblio, la rimozione. Ecco, affinché almeno non si debba continuare a morire la seconda volta, credo che dobbiamo nominare le cose, perché è solo la parola che rimedia all'oblio della rimozione. Quella parola faticosa anche a livello individuale, di chi ancora oggi fa fatica a raccontare la propria omosessualità, in casa, con gli amici, a scuola. E quella parola individuale che non si riesce a dire troppo spesso,
per una certa ignavia ed inciviltà diffusa, la comunità può forse aiutare a pronunciarla meglio pronunciando qualche parola ufficiale. Quelle che stiamo dicendo in questa sede, il parterre con il Pantheon degli uomini illustri, cioè coloro che ebbero la massima evidenza. E in questo c'è un gesto simbolico. Trarre fuori dall'oblio della dimenticanza, mettendo sotto la luce di coloro che furono e sono stati riconosciuti come illustri, tutti coloro che senza nome sono morti due volte in questa forma di indecenza, di matta bestialità, si direbbe, che ha accompagnato sempre ed in particolare, purtroppo, nel XX secolo, l'avventura degli umani. Idealmente noi stiamo dicendo di tutte le lesbiche che hanno avuto la stessa sorte. Stiamo dicendo naturalmente degli ebrei, stiamo dicendo dei cittadini rom e sinti, stiamo dicendo della dissidenza politica non soltanto al nazismo, ma anche al fascismo,